domenica affrontiamo il Lamezia, partita importante perché è la seconda in classifica. Questo Fasano rispetta tutti, ma non deve temere nessuno. No, temere nessuno no, perché comunque vanno rispettate tutte le squadre che si incontrano. A maggior ragione poi, essendo la capolista, le squadre sono sempre e più agguerrite nei nostri confronti, quindi ancora più attenzione e maggiore concentrazione e voglia di fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto fino adesso. Una partita che dal punto di vista tecnico, quale sarà la chiave di lettura? La chiave di lettura deve essere quella che ci ha caratterizzato fino adesso, cioè dare tanta intensità alla partita, cercare delle cose provate durante, di fare bene tutto quello che proviamo durante la settimana e cercare di far capire subito all'avversario che vogliamo portare a casa i 3 punti, soprattutto perché giochiamo in casa e quindi lo dobbiamo fare in maniera ancora più forte, più decisa. Perché l'uomo in più può essere il pubblico. Fino adesso i risultati dicono che abbiamo fatto bene comunque sia in casa che fuori casa, però il pubblico sì, ci dà una grossa mano sempre. Poi domenica attendiamo un pubblico importante che riempie il palazzetto e che sì, che sia il sesto uomo in campo. Domenica una sfida importante contro il Lamezia, seconda in classifica. Cosa vi aspettate da questa partita? Cosa ci aspettiamo? Di fare quello che abbiamo fatto fino ad ora, vincere ancora una volta e mantenere il primato. Quali saranno le caratteristiche che vi permetteranno di vincere? Ma quelle che mettiamo ogni volta in campo, che si tratti a livello tecnico, tattico, di testa e di tutto, diciamo. Una partita importante soprattutto per le tensioni che possono scaturire giocando contro l'unica diretta inseguitrice. Non è l'unica, diciamo, però è seconda in classifica e quindi insomma la classifica parla da sé, però affrontiamo la partita con tranquillità e con la giusta testa.